Buonasera a tutti. A nome del direttivo del Centro Studi Amica di Pompei, composto da Licia Siega, Federica Zanella, Pietro Zappone, e da chi parla Daniela Mani, benvenuti al quinto appuntamento del Pompei Festival. Appuntamento che chiude la rassegna 2016. Grazie a tutti per essere presenti stasera. Questa sera, in questa prestigiosa e elegante cornice dell'Auditorio Giovanni Arrigo, abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi il concerto Leo Nucci per Pompielli. Ad esibirsi il celebre maestro Leo Nucci, barytono, Federica Zanella, soprano, accompagnati dall'Italian Chamber Opera Ensemble. Avremo il piacere di ascoltare arie e romanze d'opera di Donizetti, Pompielli, Verdi. Prima di lasciare la parola al critico musicale Roberto Codazzi, i ringraziamenti per il patrocinio al Comune di Cremona, per la coorganizzazione alla Biblioteca Statale di Cremona, per la collaborazione al Museo del Violino, alla Società Filodrammatica Cremonese, Bertoldi Arte. Infine, un sentito e doveroso ringraziamento per a chi ha generosamente reso disponibile e possibile questo evento. E come brane, Piscine Laghetto e Atelier Toto. Ora invito il dottor Roberto Codazzi a prendere la parola e da parte del direttivo del Centro Studi Amilcare Pompielli l'augurio di buona serata e buon ascolto. Buonasera a tutti, è una serata davvero speciale questa e ricca di significati. Non è solamente un concerto di Leo Nucci, per quanto l'avverbio solamente per definire il cantante lirico italiano più affermato a livello internazionale possa essere pertinente, ma al di là del fatto che qui questa sera Leo Nucci debutta ed è il secondo concerto lirico che è ospitato in questa sala, che è stata pensata per il violino e per gli strumenti d'arco, ma che ha un'acustica talmente speciale che ogni tipo di suono viene qui esaltato nel migliore dei modi. Questa sera teniamo l'attesimo, oltre appunto il concerto di Nucci all'Auditorio Marvelli, un fiocco azzurro, definiamolo così, speciale, perché Leo Nucci ha voluto creare intitolare a sé un quartetto d'archi e diventare una sorta di ambasciatore dell'arte cremonese nel mondo. Voi sapete quanto Nucci, che è bolognese di origine, lodigiano di adozione, sia però legato a questa città cremonese. Sua moglie Adriana Nelli, che saluto, e qui questa sera, tra l'altro molti ricorderanno, impegnata con la Camerata di Gerelli, con il coro di Don Dante, coro del Duomo diretto da Don Dante, per cui ha lasciato molti legami, ecco, ti scusa Adriana, l'avevo perso, buonasera, in questa città, e non si è profondamente legato a Cremona. Ha commissionato a uno degli artigiani d'Italia più bravi e più affermati, Francesco Toto, che ringrazio, a tempo di ricordo un quartetto d'archi, che è un'impresa veramente straordinaria, perché non sono quattro strumenti assemblati e realizzati in tempi diversi, ma è un progetto unico, tra l'altro realizzati con un tronco d'albero almeno bicentenario trovato in un antico convento, e le tavole di questi strumenti, per cui hanno un'identità stilistica e sonora che poi sentirete, perché sono strumenti che teniamo battesimo ma che nascono già grandi e maturi. Ma per descrivere meglio gli ideali veramente nobili e straordinari di questo progetto, invito
microfono a lui così mi spiega di cosa si tratta. Grazie. In questa meraviglia, in questa storia, nella storia di questa città, c'è ancora la realtà. Questi autori che fanno, che costruiscono questa meraviglia. Questo per me è un sogno che si realizza. Per me la musica è totale. Non è il discorso di canto e basta, la musica è totale. Mi diverto con strumenti, piacerebbe molto suonarli a loro livello. Io posso solamente dire una cosa, grazie a Cremona per tutto quello che è della storia della musica. Non c'è bisogno che io stia qui a dire che lo sapete meglio di me, la musica classica è nata. L'opera, chi l'ha creata, è nato qui. Poi se la prima l'ha fatta Amante, vabbè, questo è un piccolo dettaglio. Adriana, mia moglie, che molti di voi conoscono, ma io siamo molto legati a questa città ha dato anche Stradivari, e tutto il mondo ci conosce per queste cose. A me è venuta l'idea in Giappone, noi facciamo concerti in tutto il mondo. In Giappone abbiamo avuto occasione di suonare con strumenti creati dal maestro Toto. E allora ho detto, ma perché non no? Perché in Italia no? Ma perché un cantante deve solamente cantare? Cantante può anche sedersi ad ascoltare la musica come sono certo, loro ci faranno sentire questa sera. Sono strumenti nuovi, sapete che gli strumenti hanno bisogno di vivere, hanno bisogno di anima, hanno bisogno di prendere il loro suono. Il maestro Toto ha fatto un miracolo perché già questi strumenti sono ad altissimo livello. Io ringrazio Codazzi, ringrazio la direzione che ci ha dato questa opportunità. Io poi canterò qualcosa anche io, ma tanto per passare il tempo. Se avete un programma, annuncio che inizieremo con Don Carlo. Io ho terminato le prove, il tempo di arrivare qua, Vicenza, c'è qui il direttore artistico, che tra l'altro è cremonese. E sono andato di corso, quindi mi serve Don Carlo per scaldare la voce, poi ci riprendiamo dopo. Buona serata. Un'altra cosa che molti non sanno, noi iniziamo con il quartetto facendo uno scherzo dal 13, dal concerto numero 13 di Donizetti. Molti non sanno in Italia che, perché Donizetti l'aveva scritto soltanto da Lucia, non è vero, o le Desidera Amore. Donizetti ha scritto anche 18 concerti e, attenzione, gli è piaciuto tanto, come capita anche a me, io sono Donizetti, che si è studiato la viola, tant'è che poi suonava nei suoi quartetti, quindi dal concerto numero 13 di Donizetti, lo scherzo. Thank you.
notturna brezza scorre leggera ad increspar il vano vento perché sol io nell'ora più tranquilla
tuo figlio, a te concedo riveder nell'ombre del silenzio là, il tuo rossore lonta mia nasconti. Thank you.
ho voluto scriverlo per in omaggio a Verdi e al capolavoro che ha scritto Falstaff a quasi 90 anni. Musica, bravissimo. Bravo, grazie. Dicevo, il Falstaff che Verdi ha scritto quasi 90 anni. Musica fresca, anche vero che ci sono dei brani d'amore, il canto d'amore di Fenton, che è una meraviglia. Allora ho pensato di scrivere questo breve brano strumentale agganciandomi al tema che inizia la seconda parte del terzo atto. Ho pensato, adesso Paolo, vediamo quasi di cosa pensare. L'ho pensato come a un richiamo maschile. E allora, per la risposta femminile, ho pensato al violino che deve rispondere di femminile non ha niente al nostro pianto. Però quasi dire la risposta.
pur quanto a fare mi resta. Lasciare potremo quest'aura funesta. Sì. E tutto un sol giorno cangiare potremo. No, vecchio t'inganni, a vindice avrai.
Oh!
fatto col cuore quella.